A Torino l'appuntamento Rom non Rom, seminario internazionale dedicato alla promozione del dialogo. L'organizzazione internazionale Firenze Mensa è l'ideatrice dell'iniziativa, un appuntamento rivolto ai formatori e ai responsabili dei progetti di inclusione. Il punto è che sono varie associazioni che si incontrano per scambiarsi le buone pratiche sui propri territori. E ci sono rappresentanze ungheresi, bosniache, albanesi, rumene, kosovare, serbe, croate, slovene, americane e indiane. L'appuntamento è tra queste associazioni che fanno parte di Firenze Mensa, che fa da contenitore. Firenze Mensa spesso istruisce altre associazioni su come lavorare nel settore, visto che in Ungheria c'è una situazione migliore, tra virgolette, per la situazione Rom. E quindi per alcune associazioni è il primo approccio con i Rom per iniziare un nuovo percorso, invece per altre è un potenziamento e anche conoscenze di scambio di relazioni e buone pratiche. Cosa significa in questo contesto parlare di buone pratiche? Allora, per esempio, il sistema scolastico ungherese rispetto al tema dei Rom ha delle toppe, perché hanno una specie di classi dove vanno solo i Rom e quindi magari invece dal contesto italiano dove non c'è differenza di etnia nelle classi, dove le classi sono miste, dove vengono messi gli stranieri, dove anche la disabilità viene portata in classe, no? Per convivere in un contesto in cui si vede tutto quello che c'è nella vita. E quindi, per esempio, su questo gli ungheresi hanno da imparare dagli italiani e anche magari sul contesto sanitario, sulla cura medica, per esempio, per dire. E quindi affrontiamo e guardiamo cosa succede in ogni paese, dei paesi che sono arrivati, e ci scambiamo situazioni, problemi, regole, soluzioni, perché magari un paese adesso ha un problema che l'Italia aveva 10 anni fa e quindi troviamo delle soluzioni. Qual è la situazione a livello nel nostro paese, in particolare nella nostra regione, a riferimento al campo Rom di Via Germania? Allora, i Rom in Italia sono il 0,23% della popolazione e numericamente sono circa 180.000 e più di 2/3 di questi sono già cittadini italiani e sono già socialmente integrati, nel senso che lavorano e mandano i figli a scuola. La percezione dei campi è completamente svalvolata e quindi solo meno di 1/3 vive nei campi e la situazione dei campi è una cosa che riguarda solo il territorio italiano. Perché solo in Italia il campo è il sistema ufficiale di riconoscimento e insediamento dei Rom per via di una vecchia legislazione che riguarda i geostrai, eccetera. Progetti per il futuro in questo contesto. I progetti per il futuro adesso sono creare una migliore rete riguardo Firenze Mensa e il punto di Firenze Mensa più importante per adesso è riuscire a portare alcuni progetti europei che fanno parte dell'Erasmus Plus e usare le chiavi, le chiamano così, le chiavi di attivazione per la gioventù, quindi promuovere una generazione di Rom che riesce a viaggiare, a conoscere più lingue e a rappresentare anche la propria comunità.